Anna Maria Mozzoni, Ersilia Bronzi di Maino e Anna Curicio, in rappresentanza delle tantissime donne che dalla fine, diciamo dalla metà dell'Ottocento in poi, si sono occupate di suffragismo, di emancipazionismo, si sono battute per il diritto di voto delle donne, per i diritti delle donne. Non abbiamo potuto metterle tutte, le milanesi sono tantissime, Carlotta Clerici, Linda Malnati, ce ne sono tantissime, no? E allora a questo punto abbiamo scelto le capostipiti, che magari hanno anche litigato un po' tra di loro, hanno discusso, hanno avuto idee diverse, ma che però sul fronte dell'emancipazionismo e del suffragismo, quindi del voto alle donne, sono sempre state compatte. Anna Maria Mozzoni, Ersilia Bronzini Maino e Anna Curicio, peraltro, sono dentro anche al gruppo La Passione in una Penna, non solo perché hanno scritto testi e saggi importanti, ma perché avevano anche quest'anima da giornalista, no? La Mozzoni era giornalista, la Bronzini anche lei era giornalista, la Curicio, critica sociale, la dice di per sé, era giornalista. Anna Maria Mozzoni, non si può dimenticare appunto l'impegno sul diritto al voto alle donne, l'impegno che da subito, dal 1870 in poi, lei porta avanti. Non si può dimenticare Ersilia Bronzini Maino, fondatrice dell'Unione Femminile, in questa sede dove ci troviamo, e ovviamente non si può dimenticare quella che ha recitato, diciamo così, quella che io definisco la Bibbia dell'emancipazionismo, che è la famosa conferenza Il Monopolio dell'Uomo nel 1890, peraltro conferenza svolta dentro a una sala di un circolo, quello filologico milanese, che era riservato solo a soci uomini, quindi una doppia sfida. E quindi, ripeto, abbiamo messo loro, ma sono loro in rappresentanza di quella moltitudine di donne che si sono battute per questi valori.